Ecco spiegato il perché. Ci aggrappiamo agli amori non corrisposti. Tante persone mi scrivono domandandomi sul perché rimangono appese ad agli amori non corrisposti e come fare per non pensarci più. Non ho una risposta che può andare bene per tutti, perché ogni persona è un universo a sé, con la sua storia, le sue emozioni, i suoi sogni. Quello che posso consigliare a queste persone è di investire il proprio tempo con le persone che le meritano, che camminano al vostro fianco e, se necessario, sono disposte a supportarvi e a lottare con voi. Se non hanno queste qualità, offritegli la libertà, lasciateli andare. Non vale la pena vivere nuotando continuamente controcorrente. Per ogni porta che si chiude, si apre sempre un portone e anche se tutto attorno a voi sembra andare in frantumi e sembra che sia impossibile essere felici, dovete sapere che lavorando su voi stessi e con il tempo guariranno tutte le ferite. Per vari motivi ci sono amori che non possono esistere, per i quali non vale la pena di combattere, quelli che non offrono reciprocità. Il cosiddetto amore sbagliato, tossico. Allora, perché ci aggrappiamo all'illusione di stare con una persona che non corrisponde al nostro amore, che ci fa soffrire? Un amore che ci vuole solo usare, svalutare e distruggere? Alcuni diranno che è perché noi amiamo soffrire, mentre altri affermeranno che non possiamo scegliere di chi innamorarci. Forse qualcun altro dirà perché abbiamo paura della solitudine o che abbiamo bisogno di riempire un vuoto che abbiamo dentro. Un altro motivo comune è l'idealizzazione, ossia credere che sia la persona perfetta per noi e che se fosse al nostro fianco la vita sarebbe meravigliosa. In realtà non siamo innamorati della persona in questione, ma di una sua immagine idilliaca. La rendiamo la principessa o il principe delle fiabe. C'è anche chi è attratto dagli amori vietati perché amano il rischio, l'adrenalina e la sensazione di essere amanti di qualcuno impegnato. Si può dimenticare un amore sbagliato, non corrisposto o tossico? In realtà, tutto dipende da più fattori, ossia da quanto ci sentiamo dipendenti dall'altra persona, da ciò che proviamo quando siamo in sua compagnia e dalla paura della solitudine. Quest'ultimo è il problema principale: rimanere legati a una relazione che non ha futuro e presente ci impedisce di trovare qualcuno che ci ama davvero e ci accetta così come siamo veramente. Scommettere su un amore non corrisposto, sbagliato, sperando di cambiarlo, di salvarlo, significa congelare le emozioni positive, trascorrere del tempo di scarsa qualità e non amare se stessi. Il primo passo per dimenticare un amore non corrisposto o tossico è rimuoverlo dalla mente. Se desiderate rimanere attaccate a un'illusione, nessuna tecnica o consiglio vi sarà utile. Invaghirsi di persone con cui non possiamo stare bene può dipendere dalla ripetizione di esperienze emotive vissute durante l'infanzia o dalla volontà di volere al nostro fianco una persona idilliaca come nelle storie d'amore delle favole. Conoscete davvero questa persona tanto da sapere che è perfetta? Molte volte ci fissiamo con un'immagine creata nella nostra mente. Tuttavia, quando ci accorgiamo che non abbiamo davanti il principe o la principessa delle storie, automaticamente siamo già finiti nella trappola. Dovete fare il possibile per prendervi cura di voi e questo significa accettarvi ed amarvi. Dovete eliminare la convinzione che non meritate di essere amate. Al contrario, avete il diritto di vivere una relazione sana e completa.
Se temi di non riuscire ad amarti e rispettarti quanto meriteresti, puoi continuare a rimanere chiusa in casa a piangere oppure scegliere attività da condividere non con più persone, uscire con persone con le quali state bene. Scoprirai che il mondo non è solo popolato da persone malvagie, ma la gran parte sono persone che vogliono il tuo bene e stare con te. Smettila di guardare nella direzione sbagliata e se proprio non ti senti in grado di affrontare da sola questo percorso, contattami. Contattami alla mia email paolafendi@gmail.com. Con l'aiuto dell'ipnosi ritroverai il piacere di amare te stessa. Al prossimo video. Un bacio a tutti.